Alla scoperta della sindone. Storia e teologia della sindone di Torino. A cura di Don Mimmo Repice. Una produzione Radio Più Roma. Che sensazione hai provato la prima volta che hai visto la sindone? Recentemente ho avuto modo di vedere la sindone da vicino, perché ho partecipato al pellegrinaggio che era stato organizzato per i giovani delle diocesi del Piemonte, e allora ho avuto modo di vederla da vicino, anche grazie all'intervento di Sua Eccellenza Monsignor Nosiglia, che mi ha riconosciuto, quindi sono poi entrato, che è stato per tanti anni qui a Roma, quindi sono poi entrato e ho avuto modo di stare più di un'ora davanti alla sindone, lì come era preparata, non molto vicino ma nel ballatoio che era stato preparato, quindi è stata aperta la vetrata di fronte a noi e abbiamo avuto modo di contemplarla, e vicino a noi c'erano tante persone, tanti studiosi della sindone. Certamente in quell'occasione, quindi qualche mese fa, ho potuto contemplare da vicino e sono stato proprio in qualche maniera rapito da questa immagine, e ho constatato quello che mi era stato sempre detto, che il rosso del sangue dà una percezione molto particolare piuttosto che nelle fotografie. E ho provato quindi ovviamente una grande emozione, non solo perché quello è un oggetto del mio studio, della mia riflessione e anche delle mie meditazioni, ma anche perché mi sono reso conto che c'era un mondo di fronte a noi, c'era una realtà, un oggetto che ci dà tantissime informazioni, che ci può svelare tantissime cose, che è stato studiato dalla scienza, che verrà ancora studiato probabilmente. Quindi la grande emozione è veramente la percezione di trovarsi di fronte a una grande sofferenza, a un martirio incredibile, e quindi immediatamente ho pensato a quanto male l'uomo può fare all'altro uomo, a quanto veramente ci siamo ingegnati nel corso del tempo e della storia per poter colpire coloro che ci sono avversari. Papa Francesco, nel discorso che ha fatto nella visita agli Emirati Arabi, ha parlato della necessità di smilitarizzare il cuore dell'uomo. Ecco, siamo più o meno nella stessa dimensione, nella stessa prospettiva di riflessione. Lì nella sindone vedi quanto l'uomo può odiare l'altro uomo, quanto il male può essere qualcosa di gratuito. In passato la sindone l'avevo vista, ho studiato le immagini, anche quelle ad alta definizione, quindi torniamo alla mia prima impressione. La mia prima impressione da ragazzino è stata quella di trovarmi di fronte all'immagine del Cristo, alla descrizione di quello che i Vangeli ci raccontavano della passione e della morte del Signore. E nello stesso tempo però questa immagine di sofferenza trasmette, emana veramente, come dicono tanti ricercatori, emana una pace, una dimensione veramente di serenità, come se in qualche modo veramente quell'immagine di sofferenza fosse già un rimando a una resurrezione, a una speranza che in Cristo per noi diventa certezza, la certezza della vita eterna. Lo vogliamo ricordare ai radioascoltatori quanto è grande la sindone e soprattutto dove si trova esattamente, in una teca, sì. Viene riposta all'interno di un baule? La sindone è grande, più di 4,40 m, e si trova dal 2002 distesa dentro una teca di vetro, di grande tecnologia. Questa teca all'interno ha dei gas inerti in modo tale che la sindone possa essere conservata, perché il problema della conservazione di questo lenzuolo, che è molto antico, è molto serio, perché il contrasto fra l'immagine, le parti del lenzuolo dove c'è l'immagine e le parti del lenzuolo dove non c'è l'immagine rischia con la luce di diventare sempre più tenue, e quindi è conservata sempre distesa in questa teca, che viene ricoperta da una tela di raso molto semplice. Questa teca è conservata sotto il palco reale del Duomo di San Giovanni Battista della cattedrale appunto di Torino. Qualsiasi visitatore può vedere questo involucro, ma la sindone viene soltanto aperta in alcune occasioni. Nell'occasione che citavo precedentemente non è stata rialzata la sindone, ma è stata lasciata distesa dentro la sua teca di vetro. È stato tolto soltanto il drago
drappo di raso ed era stato montato un ballatoio per cui i giovani e tutti i pellegrini salivano e la potevano contemplare dall'alto. Io ho avuto la fortuna di stare più di un'ora lì colloquiando con il direttore del Centro Internazionale di Sindonologia, il dottor Zaccone, con il dottor Di Lazzaro che è il vicepresidente, il dottor Balossino, ho avuto modo di colloquiare anche con altre persone e quindi abbiamo avuto modo di stare tanto tempo lì davanti a questo oggetto straordinario. Questo telo, questo oggetto ti parla? Parla moltissimo, parla anche a chi il Vangelo forse non lo conosce, perché parla anche se poi l'immagine è molto tenue, ma parla perché parla del dolore, parla del sacrificio, parla della sofferenza, parla della drammaticità della morte, ma come dicevo prima dà anche un'impressione di grande serenità, questa compostezza, questa solennità, maestosità. Siamo di fronte a un corpo significativo, una persona possente, forte, non poteva essere diversamente, perché sappiamo molto bene che all'epoca solo le persone forti riuscivano a vivere per un determinato tempo, un tempo maggiore, no? E quindi certamente è una presenza significativa che parla e che comunica grande dolore, ma come dicevo prima comunica anche grande pace e in qualche maniera rimanda al grande mistero della nostra fede, che è il mistero della resurrezione del Cristo e della nostra resurrezione, perché meditando la resurrezione di Cristo noi siamo sempre chiamati a meditare sulla nostra resurrezione, quella che è già iniziata il giorno del nostro battesimo, quella che siamo chiamati a vivere ogni giorno di più da uomini redenti, da creature rinnovate dalla grazia di Dio.